Benissimo, allora buongiorno a tutti e prima di iniziare, anche a nome dei relatori, tengo a ringraziare l'Università di Cagliari e la Sisco che ci ospitano e ovviamente la professoressa Sorba per aver accettato di fungere da nostro discussant. Quanto presentiamo stamattina è parte di un più ampio progetto di ricerca che è confluito nel volume Note Tricolori, la storia dell'Italia contemporanea nella popular music, che è in uscita lunedì prossimo, il 20 settembre. Nella collana Le ragioni di Clio dell'editore Pacini. Obiettivo specifico del nostro panel di stamane è quello di mettere a fuoco i nuovi processi di costruzione dell'identità giovanile nell'Italia del miracolo economico, attraverso l'uso di una fonte entrata solo recentemente nella cassetta degli attrezzi dei contemporaneisti, la popular music. Per i storici italiani in particolare, l'incontro con quest'ultima è talmente recente da rendere necessaria forse una generica definizione che ne specifichi meglio il significato. La migliore che riesco a immaginare è musica popolare nell'epoca della riproducibilità e della comunicazione di massa. Qualcosa di diverso dunque dalla musica colta che viaggia nel tempo, scritta sulle righe di una partitura, e dalla musica folk tradizionale che si tramanda per via orale. Una musica invece concepita per essere venduta su spartito, disco e poi su altri supporti sul mercato. Prima che i quattro relatori entrino nel vivo della questione, credo sia dunque opportuna qualche breve considerazione di carattere metodologico. Fino agli anni 50, la storiografia italiana ha mostrato di non considerare la fonte musicale sufficientemente solida e affidabile. Solo nei primi anni 60 veniva avviata una prima stagione di studi che sfruttavano la musica popolare, ma questi elidevano completamente l'ambito della popular music e si concentravano sul terreno del folklore, canti di protesta, canti di lavoro, attraverso un approccio etno-antropologico al quale un piccolo drappello di storici concorreva attraverso le prime pratiche di storia orale. Gli storici accademici parteciparono ben poco a questa stagione, ma alcune decenni dopo, nel quadro del crescente interesse della storiografia per la cultura di massa, gli studiosi avrebbero riservato maggiore attenzione alla musica di consumo, alla popular music. Alla metà degli anni 90, in effetti, diversi studiosi, diversi storici si sarebbero affacciati sull'universo della popular music ancora alla ricerca di una coerente e convincente proposta di metodo. Oggi, a circa 25 anni di distanza, gli sforzi di diversi ricercatori hanno portato la nostra disciplina alla maturazione di una metodologia strutturata che si muove tra gli stimoli della storia dei consumi e quelli della storia culturale. Secondo l'approccio dei cultural studies, lo storico deve porre al centro del proprio ragionamento gli elementi plasmatori delle categorie identitarie, il linguaggio, i simboli, le pratiche. Lo storico culturale, dunque, anche in virtù degli stimoli provenienti dalla microstoria, ha spesso adottato una prospettiva dal basso, attraverso la quale ha cercato di mettere a fuoco le singole personalità storiche, le cui caratteristiche permettono di ricostruire le mappe mentali, i costumi, gli atteggiamenti degli uomini del passato. Da qui si è sviluppata una notevole attenzione per la storia della cultura materiale e per la storia dei consumi. Questi non vanno intesi come semplici segni sociali distintivi, ma vanno considerati piuttosto come membri per la formazione di sé. In questa chiave, dunque, si possono divenire lo strumento privilegiato per la definizione dei gruppi sociali. Secondo questa visione, quindi, nel quadro della società di massa e più ancora, ovviamente, in quello della società post-industriale, il consumo diviene uno dei linguaggi a disposizione dell'individuo per la costruzione e il mantenimento della propria identità. In virtù degli stimoli generati da questi approcci epistemologici, si può dire che gli storici abbiano preso confidenza ad usare la popular music quale fonte del passato oppure nella veste di agente di storia, vale a dire di veicolo di ricezione e trasmissione di cultura e immagine. All'interno di una determinata collettività, infatti, le canzoni trasmettono ed accolgono in una dinamica circolare elementi dell'immaginario collettivo. In altra sede ho già evidenziato che un brano come La Storia di Francesco De Gregori, mentre costituisce una testimonianza della diffusa presenza alla metà degli anni Ottanta del mito resistenziale nella cultura politica degli ambienti della sinistra italiana, possiede allo stesso tempo anche una fondamentale valenza di agente di storia, grazie alla sua capacità di recepire e di trasmettere come quel mito, il mito resistenziale, fosse centrale in quella fase della storia repubblicana, vista la contrapposizione tra i difensori ad oltranza, scusatemi, della Costituzione e i sostenitori di una radicale riforma di questo.
Come agente di storia, dunque, quella canzone può essere studiata nella sua veste di veicolo di uso pubblico della storia e dunque come, io l'ho definito così in un mio lavoro precedente, agente di senso comune storico, cioè come elemento capace di contribuire al patrimonio di conoscenze storiche di un individuo. Rivolgendosi a quella parte di opinione pubblica che giudicava la Carta Costituzionale come frutto dell'affermazione storica della parte sana del paese contro la minoranza fascista, il testo del cantautore romano descriveva il popolo italiano come una vittima del giogo totalitario che era stata comunque capace nell'ora decisiva di compiere le scelte storicamente giuste. Il brano di De Gregori dunque si rivelava capace di consolidare un senso comune storico, sia attraverso gli ascolti privati, sia attraverso gli ascolti collettivi. In questo caso gli effetti di socialità avrebbero amplificato la capacità della canzone di sedimentarsi nella memoria e nell'immaginario collettivo. Nella sua multiformità, dunque, multiformità, fonte, agente, agente di senso comune storico, la popular music sembra adattarsi in modo particolare al metodo di lavoro della public history. Con la diffusione di questa disciplina e delle sue pratiche, anche gli storici italiani si sono posti il problema di dover dialogare non più solo con la tradizionale audience universitaria, ma di confrontarsi con pubblici diversi, elaborando prodotti più accattivanti del tradizionale saggio accademico. A tale scopo, il public historian ha progressivamente maturato la consapevolezza del fatto che la popular music sia uno strumento essenziale del suo lavoro, per la sua capacità di influenzare individui e collettività nella costruzione di universi simbolici. Nell'ottica della public history, infatti, è estremamente stimolante comprendere la ricezione sociale della musica, l'impatto che essa ha avuto sull'opinione pubblica, come essa ha inciso sull'immaginario degli individui e dei movimenti collettivi, anche rispetto alle generazioni successive. Provo a fare un esempio pratico. La canzone può costituire una preziosa fonte per una public history della Resistenza. Le narrazioni cantate della guerra partigiana possono infatti essere la base di pratiche efficaci attraverso le quali la guerra di liberazione nazionale può essere raccontata e condivisa criticamente con il pubblico. Qualche anno fa, nel quadro di un volume dedicato alla memoria del 25 aprile, ritenni opportuno ragionare sulle narrazioni e le rappresentazioni della liberazione nella musica folk e nella popular music. Le canzoni partigiane, i brani del teatro cabaret, la canzone politica, i pezzi dei cantautori, i brani pop e rock divennero così fonti capaci di restituire immagini della resistenza alimentatesi e sedimentatesi nelle diverse fasi della storia repubblicana. In buona sostanza, dunque, quella ricerca, spiegando come il 25 aprile fosse stato oggetto di uso pubblico della storia nel dibattito politico degli ultimi 70 anni, poteva ascriversi alla public history. Questa, infatti, da un lato individua e analizza criticamente le diverse memorie, dall'altro interagisce con esse. Se fosse stato letto e spiegato in pubblico, dunque, quel saggio avrebbe assolto solo ad una parte del lavoro del public historian. Questo deve avere infatti l'ambizione di fare del pubblico non solo un fruitore, ma anche un agente attivo della conoscenza del passato. In questo senso, la conferenza spettacolo Questo è il fiore del partigiano, ideata e realizzata a partire dal 2011 da Claudio Silingardi, assorbe pienamente alla mission della public history. Coniugando il rigore dello storico, una consolidata capacità di interagire con il pubblico e, aggiungo ed è rilevante, una band di assoluta qualità, Silingardi ha costruito un percorso tra storia e memoria capace di coinvolgere l'audience in un ascolto emozionato e partecipato. Il pubblico dunque viene coinvolto attivamente attraverso la narrazione, la lettura dei testi, l'esecuzione delle canzoni, nell'analisi critica dei tempi e delle modalità della costruzione della memoria della Resistenza dal 1945 ad oggi. L'insieme delle suggestioni provenienti dagli approcci metodologici della storia culturale, della storia dei consumi e della public history consente oggi alla comunità dei contemporaneisti italiani di confrontarsi con i musicologi e con tutte quelle categorie di studiosi da tempo entrati in contatto con i popular music studies, gettando così le basi di una feconda stagione di studi fondata sull'interdisciplinarità. Alla luce delle ricerche più recenti, il terreno più praticabile per favorire il confronto tra studiosi dalle provenienze così diverse sembra essere quello dell'immaginario collettivo, una categoria che dagli anni 60 è arrivata sul banco di lavoro degli storici, definendosi progressivamente come un insieme di valori, relazioni, modelli comportamentali basati sulla condivisione di un patrimonio di narrazioni e rappresentazioni apprese e rielaborate attraverso l'esperienza primaria, famiglia, secondaria, scuola, partito, sindacato, terziaria, media, beni di consumo. Se la categoria dell'immaginario è ancora poco praticata dalla storiografia italiana,
in ambito accademico francese ed anglosassone, essa ha da tempo stimolato ragionamenti capaci di dar luogo a consolidate, scusatemi, tendenze storiografiche. Alla luce di questi studi, oggi sappiamo quanto, nel corso dell'età contemporanea, i processi collettivi di elaborazione simbolica siano andati gradualmente materializzandosi nei prodotti culturali. Con il dipanarsi dei processi caratteristici della seconda rivoluzione industriale, l'immaginario collettivo si è infatti tramutato nel prodotto di una società che costruiva le proprie rappresentazioni sociali sotto l'influsso delle narrazioni radiofoniche, cinematografiche e pubblicitarie. Un complesso di rappresentazioni che si intrecciava con le immagini iconiche, i ricordi, le reminiscenze collettive, la sapienza popolare e gli stereotipi sociali. Questo passaggio nella specifica realtà italiana si verificò nei primi 30 anni del Novecento, quando progressivamente film, fotografie e dischi soppiantarono quadri e sculture come riferimenti per l'immaginazione collettiva. In questo contesto, la tecnologia assumeva un ruolo sempre più centrale nell'ambito della trasmissione culturale, trasformando le creazioni culturali in merci, beni realizzati attraverso un processo di produzione intriso della dimensione sociale della realtà di cui erano espressione. Come teorizzò Walter Benjamin nel 1936, ciò che andava dissolvendosi nell'epoca della riproducibilità era l'aura dell'opera d'arte, dato che la tecnica della riproduzione aveva sottratto quest'ultima all'ambito della tradizione, eliminando l'avvenimento unico e creando una serie di eventi. Benjamin coglieva quindi, come cinema, fonografo, macchina fotografica, permettendo una fruizione nella quale non aveva più senso distinguere tra originale e copia, avessero sconvolto la concezione tradizionale di autenticità dell'opera d'arte. Tale ragionamento si adatta perfettamente alla popular music, una musica che sfugge all'evento unico dell'esecuzione e si struttura in un prodotto materiale. Un fenomeno che avrebbe stravolto il mercato musicale, ma che al contempo avrebbe creato una nuova e straordinaria forma di acculturazione per le masse, grazie soprattutto alla forma canzone, capace di essere più delle altre arti popolari, un veicolo culturale semplice e immediato. Con il dipanarsi di questo processo dalla seconda metà degli anni 50, e qui entriamo specificamente nel tema del nostro panel, i giovani italiani cominciarono a strutturare la propria identità generazionale anche sulla base di quanto proveniva loro da questo medium. Gli elementi che animavano il loro immaginario erano spesso largamente impolitici, essi infatti avvertivano l'esigenza di esprimere un malessere esistente, che sfociava in stili di vita molto distanti dai canoni suggeriti dalle culture polacche. I giovani, conseguentemente, venivano considerati come ribelli, vuoti, ingrati dalla opinione pubblica, diciamo, dall'opinione della società adulta, diciamo così. Società adulta per la quale era naturale non mettere in discussione il benessere economico conquistato all'indomani del trauma della guerra. La cultura giovanile si sviluppò così fuori dei riti di formazione tradizionali, nutrendosi soprattutto delle suggestioni provenienti dai grandi mezzi di comunicazione di massa. In tale contesto, la musica acquistò repentinamente un ruolo fondamentale, fornendo modelli estetici e canoni comportamentali. In pochi anni, quindi, poteva definirsi quella generazione che, sul finire del decennio 60, entrando nella sfera del politico, avrebbe lanciato la sfida a tutte le istituzioni ritenute repressive e autoritarie. Ma non voglio addentrarmi oltre in queste tematiche e cedo la parola ai quattro relatori. Abbiamo deciso di seguire un arco cronologico e dunque do innanzitutto la parola ad Alessandro Volpi, il titolo della sua relazione, il momento che lo prendo così lo dico per bene, I Teddy Boys italiani, la paura dell'ignoto in lingua inglese. Prego Alessandro. Sì, grazie, grazie. Appunto, l'oggetto del mio intervento, del mio breve intervento, è riferito proprio a questo fenomeno della diffusione dei Teddy Boys nel nostro paese, i legami che ha avuto anche con la politica e con il rapporto fra politica e fenomeni musicali. Questo fenomeno dei Teddy Boys ha un rilievo mediatico nel nostro paese, grosso modo a partire dal 1956-57, e ha poi una vera e propria attenzione massima nel 59-60. Se ne occupano i grandi giornali, in modo particolare la stampa allora appunto di De Benedetti, Corriere di Missiroli, con giudizi che sono molto secchi, molto severi, molto, molto critici, come ricordava prima anche Carusi. Se ne occupa la stampa di divulgazione popolare, penso a Radio Corriere TV, anche qui con firme che sono significative, come quella di Franco Antonicelli, che ugualmente
stigmatizza aspramente il fenomeno, se ne occupa la letteratura. Arbasino, Dino Buzzati, scrive un racconto abbastanza enigmatico titolato Teddy Boy, e poi Pasolini, ora qui è inutile tornare su questo tema, ne hanno scritto in molti. Pasolini scrive, diciamo, almeno due sceneggiature che hanno ad oggetto il fenomeno dei Teddy Boys. La prima sceneggiatura era per un film che poi in realtà non uscì come lui lo immaginava, anzi ebbe molto da ridire, perché uscì nel 63 col titolo Milano Nera. In realtà la sua narrazione, la narrazione di una notte, della notte di Capodanno di alcuni Teddy Boys milanesi, che diede poi corpo a quella sceneggiatura riscritta, ridefinita e pubblicata molto dopo, che si intitolava La Nebbiosa. E poi ha un ruolo importante nella sceneggiatura del film La Banda degli Innamorati, che poi anche qui uscì con un titolo diverso, Le Notti dei Teddy Boys, con la regia di Leopoldo Savona e con la partecipazione alla scrittura e alla regia di Elio Petri. Questo fenomeno è un fenomeno che ha una grande diffusione, quindi, e il dato comune è, ovviamente da prospettive molto diverse, perché la prospettiva di Pasolini è molto diversa da quella di Arbasino o di Buzzati, ovviamente di Corriere della Sera, ma qui non è la sede per indagare questo aspetto, ma comunque un dato comune è rappresentato dall'insistenza sulla violenza che caratterizza questi giovani, che è il paradigma, anche questo è stato accennato prima, di una ribellione senza motivo. Cioè questa è una generazione che si ribella senza avere una vera motivazione, che pratica una violenza, che è una violenza, si potrebbe definire, di natura cinematografica, perché è figlia di quella sequenza di film che è iniziata ed è arrivata anche in Italia nel 51 con Il Selvaggio, Fronte del Porto nel 53, nel 55 Gioventù Bruciata, e c'è questo tema profondamente ricorrente di una sorta di estetizzazione della violenza che non ha un fine se non appunto quello di manifestare un'adesione a un modello commerciale e appunto a uno schema estetico, che ha a che fare in questi giornali, in questi scritti emerge con chiarezza anche con la musica, proprio perché la musica rappresenta l'altro aspetto rilevante della questione, perché ai Teddy Boys si legano una serie anche qui di film e di produzioni musicali che sono, come ha ricordato bene Tomatis nel suo volume, anche lo strumento attraverso il quale il rock and roll arriva nel nostro paese. In quegli anni esce nel 58 Il Seme della Violenza, dove Bilal e The Comets interpretano Rock Around the Clock, arriva il delinquente del rock and roll dedicato a Elvis Presley, e ci sono i famosi musicarelli italiani di Domenico Paolella, di Lucio Fulci. Paolella è il regista di numerosi di questi musicali, uno dei più significativi è proprio I Teddy Boys della canzone, dove si racconta la vicenda di questi giovani emergenti, Mina, Little Tony, Bobby Solo, che si scontrano con la musica tradizionale, che hanno in qualche modo hanno anche un rapporto con un certo tipo di vita sregolata e sicuramente violenta. Urlatori alla sbarra di Lucio Fulci è ancora più didascalico in questa impostazione. E poi c'è l'esperienza di un altro di questi registi dedicati ai musicarelli, che è Piero Vivarelli, che traduce in italiano Johnny Vai, sostituendo Jerry Lee Lewis con Adriano Celentano. E in quegli anni, proprio fra 59 e 60, sono tante le canzoni che hanno riferimento a questa figura dei Teddy Boys: i Corsari, i Gaber, gli Annacci, che scrivono Teddy Girl, Ugo Tognazzi, che si cimenta in una canzoncina che si intitola appunto Teddy Boy, e gli esempi Goofy, lo stesso Ivan de la Mea, che cita nella famosa canzone Il Megat la figura di questo Teddy Boy che si accanisce contro questa anziana che uccide il gatto. Quindi è un elemento ricorrente. Dentro questo elemento ricorrente c'è, ripeto, il rimando alla violenza e il legame profondo con la musica nuova, con
Il rock and roll, che è il veicolo attraverso il quale certi comportamenti, anche violenti, arrivano in Italia. E questo diventa il tema politico per eccellenza, almeno uno dei temi politici rilevanti di quel momento e di quella fase, perché ciò che colpisce è che i giornali, in modo particolare i giornali della sinistra, i quotidiani della sinistra, dedicano grandissima attenzione a questo fenomeno. L'Avanti di Pietro Nenni apre una rubrica nell'ambito delle famose domande alla sinistra che si intitola "Cosa pensiamo dei Teddy Boys?" e il giornale ospita interventi a cominciare da Nenni per arrivare poi alla Merlin, per arrivare a Nando Banfi, a Giorgio Gagliola nel contributo al volume. Questi elementi sono specificati, ma nella sostanza ciò che emerge da questa valutazione del fenomeno sono, direi, tre elementi principali. Il primo ricorrente, Nenni lo sottolinea nel suo intervento Gioventù Sradicata, è la crisi delle istituzioni, che determina una gioventù che si è completamente smarrita e finisce per andare in braccio non solo ai Teddy Boys, ma anche al tanto deprecato rock and roll. Il secondo aspetto interessante, che sottolinea per esempio la Merlin, ma anche il giovane politologo Giorgio Galli, che ha appena scritto il libro sulla sinistra in quel momento, è il tema di una sorta di neofascismo, cioè i Teddy Boys usano la violenza e sono dei neofascisti dannunziani, quindi hanno un rapporto anche con la cultura musicale, con i prodotti musicali molto estetizzante. Torna al tema della violenza estetica, che è però particolarmente pericoloso perché inficia, e questo è uno dei temi centrali della riflessione, la nozione corrente di militanza, cioè i giovani che sono invaghiti del rock and roll, che è il veicolo della ribellione senza motivo, non accettano più i canoni tradizionali della militanza, non accettano più di seguire quel tipo di atteggiamento. E questo è appunto il terzo elemento, cioè crisi delle istituzioni, neofascismo, squadrismo riproposto sotto forme nuove e smarrimento di una coscienza politica della militanza, che è il tema fortissimo dell'Unità. L'Unità in quel momento è diretta da Reichlin e l'Unità fa un'operazione molto chiara, cioè distingue fra il fenomeno dei Teddy Boys anglosassoni, statunitensi, perché qui con una sorta di artefazione poi l'Unità definisce i Teddy Boys come un'esperienza più ancora che inglese, statunitense, e quelli che invece venivano qualificati Teddy Boys italiani. Beh, nei confronti dei Teddy Boys americani c'è un giudizio durissimo, ed è un giudizio peraltro che a mio parere è molto interessante, perché costruisce quel cliché che poi tornerà nella valutazione che il Partito Comunista e l'Unità hanno nei confronti della musica d'oltreoceano, almeno fino all'inizio degli anni Ottanta, cioè l'idea che in fondo i Teddy Boys fossero dei prodotti tipici di un capitalismo depravato, degradato e privo di un reale, di una reale, come dire, coscienza, e che la musica di questo mondo, dei Teddy Boys, fosse lo strumento attraverso il quale il consumismo capitalistico statunitense cercava di distogliere i sani giovani italiani ed europei dalla volontà di essere soggetti rivoluzionari. Ed è interessante che quel paradigma si costruisce su Elvis Presley. Elvis Presley è il punto di riferimento della musica dei Teddy Boys. Elvis Presley dice: l'Unità, in più articoli, in realtà è un ribelle solo di facciata, perché vive una vita agiatissima, fa un sacco di soldi, perché ovviamente sfrutta questo suo modo di essere ribelle assolutamente apparente, e ha una condotta morale, ed è interessante questo aspetto, assolutamente deprecabile, perché ha fidanzate minorenni, e quindi da questo punto di vista è una sorta di strumento che serve per distogliere i giovani da quelle che sono le loro reali, il loro rea quelli che dovrebbero essere i loro reali intenti, che sono quelli della militanza. In questo senso, invece, l'Unità non è critica nei confronti di quelli che, secondo il giornale di Reichlin, vengono impropriamente chiamati Teddy Boys italiani, che in realtà erano solo dei giovani che sbagliavano,
questo elemento, che avevano preso una strada sbagliata, ma che attraverso lo strumento della militanza era assolutamente possibile e opportuno riportare dentro i confini dei comportamenti corretti. Ed è interessante che questo criterio, questo schema di valutazione per cui il rock and roll è la musica attraverso la quale si compie una americanizzazione forzata della politica italiana, della società italiana, dei giovani italiani, e i Teddy Boys sono gli interpreti di quel fenomeno, ricorre senza grosse differenze nella stampa cattolica. Al di là delle censure profonde dell'Osservatore Romano, ma il popolo ha un giudizio che non è molto difforme dal giudizio espresso dall'Unità rispetto alla negatività del fenomeno dei Teddy Boys e di quella musica come elemento di allontanamento dei giovani dalla sana militanza appunto politica e italiana. E quindi anche in questo caso il popolo, come l'Unità, in maniera più organica forse di quanto non avesse fatto l'Avanti, sostengono la necessità di una sana gioventù, dove il tema centrale era quello di fornire a questa sana gioventù una musica che fosse altrettanto sana, che era la musica della tradizione, la musica che poi finiva alle feste dell'Unità, come finiva poi nelle feste parrocchiali del mondo cattolico. Chiudo con una brevissima considerazione. È molto interessante invece, rispetto a queste letture, che sono letture dei grandi partiti di massa, una lettura che viene fornita sulla rivista appunto Tempo Presente di Nicola Chiaromonte, che è fornita dal giovane, allora giovanissimo, Furio Monicelli, dove individua rispetto a queste letture dominanti un senso che poi ha una prospettiva a posteriori molto interessante. Cioè, nella sostanza, dice Monicelli, il vero senso dei Teddy Boys è questa forte vena autodistruttiva che sta caratterizzando nichilistica, che sta caratterizzando la gioventù in modo particolare inglese, che, dice Monicelli, avrà un'evoluzione nella società capitalistica inglese molto più dura e molto più aspra nei decenni successivi. E questo fa chiaramente preludere a quell'accostamento che ovviamente Monicelli non poteva fare in quel momento con il punk, che invece è uno poi dei termini attraverso i quali sono stati detti quei fenomeni dalla storiografia successiva. Grazie. Grazie a te, Alessandro, sei stato precisissimo con i tempi, te ne siamo tutti grati. Abbiamo cercato di costruire in modo da non consentire a tutti di parlare e alla discussant di esprimere con comodo quello che ci vuole. Seguendo il nostro ordine, do adesso la parola al collega Gioacchino Lanotte. Segnalo che c'è stato un piccolo qui proposto sul titolo. Il titolo è riferito a una ricerca più grande che il professor Lanotte sta conducendo. In realtà qui ci parla di un pezzo di questa ricerca, dunque il titolo effettivo della sua relazione è La Procedite Cristiana e l'uso apostolico della canzone, anni 56-68. Gioacchino, prego, comincia pure. Grazie Paolo. Sì, è uno spicchio di quell'argomento di cui mi sto interessando. La Procedite Cristiana, tra l'altro, non è tutto il mondo cattolico, è una comunità di apostolato laicale fondata nel 40 da Don Giovanni Rossi ad Assisi. Tra le attività di cui sin da subito si occupano i volontari del centro vi è l'organizzazione del corso di studi cristiani, un convegno annuale che oltre alla riflessione teologica mette in relazione diversi altri linguaggi, tipo pittura, danza, teatro, musica culta. È in questo contesto che Don Giovanni Rossi ha l'idea di inserire anche la musica leggera tra le forme espressive per amplificare il riverbero del pensiero e dei principi cattolici presenti nella società. I più noti autori vengono invitati a comporre un brano ispirato al Vangelo, un motivo religioso, per una serata da svolgersi all'interno del centro, nell'anfiteatro del centro. È il 56 e il Concilio Vaticano II, che ufficializzerà l'importanza dell'apostolato dei laici, si aprirà ufficialmente solo 6 anni dopo. E il decreto Apostolica Maltuositatem, che auspica un'azione sociale dei cristiani estesa a tutto l'ambito dell'ordine temporale, compresa la cultura, verrà emanato solo 10 anni dopo. Quindi
Don Rossi informa la Santa Sede del suo progetto, sottolineando che trattandosi dei nomi più famosi, con questo tentativo si potrebbe iniziare una nuova intonazione di tipo in questo tipo di musica che è ascoltatissima. Nasce così la Sagra della Canzone Nova. La rassegna si tiene fra 56 e 63, accompagnando grosso modo la stagione in cui il paese è attraversato da uno straordinario decollo economico e dal punto di vista politico matura il dialogo tra DC e PSI che porterà la forma del centro-sinistra organico. Per la copertura dei costi, Don Giovanni usufruisce di una sovvenzione che il governo elargisce al corso di studio, il contenitore più ampio entro il quale è inserita la manifestazione. Il suo interlocutore è Nicola De Pirro, già responsabile del teatro presso il Minkul Pop, esempio di fulgida continuità istituzionale, direttore generale dello spettacolo dalla prima legislatura in poi, quando sottosegretario è Andreotti, suo amico personale. Lo stesso Andreotti, che in quegli anni poi ministro delle finanze, non si sottrae mai alle richieste di finanziamento che Don Rossi gli esprime, garantendo sempre il suo personale interessato. Dunque, la manifestazione ha caratteristiche più o meno simili in tutte le diverse edizioni, cioè non c'è la gara, a differenza di Sanremo, ma non ha nulla da invidiare al festival. Più importanti direttori d'orchestra, Angelini, Gorni Kramer, eccetera, i beniamini del pubblico del momento, Carla Boni, Gino Attila, il quartetto, eccetera, Milla Pizzi, eccetera, presentatori preparatissimi come Mario Riva, Corrado, anche un giovane Pippo Baudo che già si sta distinguendo proprio per la presentazione di, per la conduzione di kermesse musicali. C'è una copertura mediatica sempre presente da parte della RAI, prima radiofonicamente, poi televisivamente, con una serata trasmessa sul primo canale per la regia di Lino Procacci. Sono le partiture musicali e i pamphlet stampati da Campi di Foligno, storico editore del Canzoniere e di Sorrise Canzoni d'Italia. E c'è la realizzazione di un LP ogni volta con la messa sul mercato da parte delle più importanti case discografiche. A questo proposito è interessante il disco del 58 che ha gli arrangiamenti di Ennio Morricone ed è realizzato dall'RCA italiana, di cui presidente è il conte Galeazzi, uomo di fiducia di Pio XII, ed è posseduto per il 10% del capitale dal Vaticano attraverso lo IO. I temi delle canzoni sono diversi, un preciso episodio del Vangelo, un amore benedetto di fronte all'altare, un semplice ricordo di chiesetta paesana, l'elogio o il biasimo di comportamenti sociali secondo una prospettiva cristiana, ad esempio la bisaccia di Pinco Pallino che ricorda la casetta in Canada per l'elogio delle virtù sulle avversità, oppure in senso opposto l'avaro di Borgo Picchiò, Rosina Lingua Lunga, le comari di Borgo Rotondo, brani che tra l'altro assecondano un certo provincialismo molto in voga nella canzone leggera fra dopoguerra e anni 50. Ebbene, nonostante il dispiegamento di mezzi, la rassegna non riesce mai a imporsi all'attenzione del grande pubblico. E sebbene i brani siano scritti da grandi autori, Kramer, Mascheroni, Danzi, Bixio, eccetera, e cantati dai beniamini del pubblico, non c'è una canzone di tutte quelle rassegne che abbia lasciato il segno alla musica leggera italiana. Nemmeno la stampa è mai generosa con la Sagra della Canzone Nuova, a parte ovviamente La Rocca, che è una rivista interna alla Cittadella, oppure le riviste di settore, Musica e Dischi e Radio Corriere, che danno ogni volta debitamente conto della novità. Ma le redazioni più interessate, diciamo, all'aspetto dottrinale non risparmiano le critiche. Il Mulino, per esempio, parla, leggere, di cattivo gusto, atmosfera equivoca, tradimento della peculiarità delle forme, dell'idioma, della tradizione canzonettistica italiana, arriva persino ad attaccare la RAI come responsabile del servizio pubblico per il livello intellettuale di tutte le sue manifestazioni. Vie Nuove, rivista legata al PC, ironizza parlando di testi sacri cantati e ballati a ritmo samba e cha-cha-cha. Anche Il Tempo, però, che è un giornale sostanzialmente conservatore, è critico sulla qualità delle canzoni e scettico sulla loro efficacia dal punto di vista evangelico.
quotidiano, tra l'altro, rispondere a esempi precedenti di apostolato canoro, tirando in ballo i gesuiti che a Napoli nel Settecento tiravano il pubblico in piazza con attori e intermezzi comici, o i canarini di San Giuseppe Pottolengo, che nella sua cella non sapeva pregare se non cantare. Il Popolo Nuovo di Torino, quotidiano democristiano, quindi, suggerisce addirittura di lasciare questi tentativi ai protestanti che non amano la liturgia e il gregoriano. Persino i giornali per gli emigrati all'estero, come il Corriere degli Italiani di Buenos Aires o la Fiamma di Sydney, non risparmiano critiche. E anche la destra, quindi veramente ce n'è per tutti. Il Candido, settimanale di satira politica che tutti conosciamo, equipara la Chiesa al PC in termini di uso politico della canzone, forse perché nel 60 alcuni brani trattavano il tema dei neri e dei diritti civili, con canzoni come I Negretti di Badu Badu, pure Bianco e Nero, eccetera. Anche l'Espresso non è generoso, mette la sagra sullo stesso piano di altre manifestazioni e alla luce della loro inutilità si domanda quando si potrà risparmiare il pubblico italiano queste, per quanto sia tenuto a digerirle. Allora, un bilancio è questo, che forse la prossimità, proprio la prossimità fra Assisi e Sanremo ostacola il tentativo di ampliare gli orizzonti dell'apostolato attraverso la canzonetta. In primo luogo Sanremo in quegli anni è già l'imprenditore ufficiale di valori, se non proprio religiosi, quantomeno esemplari per la società italiana. E lo stesso richiamo alla fede non di rado è presente nella canzone laica del festival, insieme ad alcuni simboli del cattolicesimo, le campane, gli angeli, le immagini divine, senza considerare Vola Colomba e Campanaro, che hanno proprio la religione sullo sfondo. E la mancanza di esplicitezza, però, a differenza di Assisi, che caratterizza Sanremo nel trattare il tema sacro, sembra sia una condizione necessaria per includere anche la fede senza stridori in questo territorio. In pratica, come aveva già sottolineato il Mulino, la canzone è un genere che ha una sua storia, dei canoni, delle regole, degli argomenti sentimentali e umoristici dai quali non è facile prescindere. In secondo luogo, proporre una canzone nuova, indipendente dal canto liturgico, ma centrata sui grandi temi della fede e intenzionata ad avere un'azione nel mondo contemporaneo, vorrebbe dire creare una nuova categoria estetica, ovvero un genere nuovo di canzone e autonomo, come stanno facendo del resto in quel periodo i cantacronache o la canzone d'autore o lo stesso rock and roll. Mentre Assisi cerca la risonanza più ampia con la novità di motivi altamente spirituali e la consuetudine di schemi musicali piuttosto logori, che oltretutto stanno per essere superati. E un altro limite, infine, consiste nello scarto fra l'ipotizzata funzione del prodotto e la sua collocazione in spazi commerciali solitamente riservati all'evasione. Lo sottolinea bene un giornale per gli italiani in Australia, che dice: difficile pensare che un operaio mentre torna dal lavoro, un giovane desideroso di cantare la sua giovinezza, un uomo che si fa la barba, una mamma che prepara un gustoso sughetto, canti una canzone sacra, non per mancanza di spirito religioso, ma perché quello non è il momento adatto per cantare qualcosa di simile. Dopo un'interruzione di 3 anni, però, la Pro Civitate torna in era post-conciliare con la canzone Nova per i Giovani, una manifestazione del 67 che mostra segni di cambiamento già nell'intitolazione, che sostituisce il termine sagra, vetusto e paesano, con il riferimento al mondo giovanile. Infatti il mondo fuori dall'ambiente cattolico e anche dentro è profondamente mutato, addirittura le novità del Vaticano II hanno aperto le porte della liturgia ecclesiastica alla musica beat. I motivi, questa volta, sono cantati e scritti da non professionisti e perfettamente in linea con lo spirito del tempo. Più o meno negli stessi giorni, inoltre, un membro della Pro Civitate, Paolo Scappucci, propone a Radio Vaticana una vetrina settimanale di canzoni attuali. Al direttore di Radio Vaticana l'idea piace e il 14 gennaio del 68 parte la prima puntata di Dimmi cosa canti, che va in onda la domenica alle 19.30 e in replica alle 22.30 nel contenitore più ampio di Orizzonti Cristiani. Nella prima trasmissione Scappucci manda in onda Blowing Wind, Ricordo un ragazzo, delle Pecore Nere, un omaggio a Tempo, scomparso poche settimane prima a Sanremo, e canzoni di Guccini, soprattutto Dio è morto.
Per comunicargli la messa in onda di questo brano gli scrive una lettera e Guccini risponde prontamente, una lunga lettera che voi troverete insieme agli altri documenti in questo saggio che ha citato Paolo Carusi, in questo libro che uscirà a breve, una lunga lettera interessante perché lui parla del suo rapporto con la fede. Devo confessarti, scrive, che io non sono né praticante né religioso, semplicemente agnostico. Il Dio che muore, il Dio che risorge sono per me un fatto puramente umano, non so come dire, un fatto di sincerità, di pulizia, di amore per il prossimo. E sono un poco imbarazzato nello scoprire che la canzone ha assunto un valore religioso al quale io sinceramente non avevo pensato, se non almeno a una religiosità umana che forse ha poco a che fare con la fede. Poi nella seconda puntata Scappucci scrive a De André per comunicargli l'intenzione di trasmettere Si chiamava Gesù e anche De André risponde con sollecitudine, esprimendo gratitudine alla Procivitate per l'amicizia e la stima che invece non gli vengono tributate alla RAI. Anche Dio è morto, del resto è censurata dalla RAI. Nella terza e nella quarta trasmissione ancora abbiamo canzoni dagli alti valori spirituali, se non che ancora una volta arrivano le disapprovazioni da una parte del mondo cattolico, il Vaticano, questa è la goccia che fa traboccare il vaso, con una lettera di un'ascoltatrice scandalizzata, e dimmi cosa canti, viene interrotta. Decisione salutata con esultanza dal Messaggero di Roma, nel maggio del 68. In conclusione, anche se il lavoro di Scappucci si inquadra in un progetto avviato più di 10 anni prima da Don Rossi, per scorgere eventuali riflessi di un incontro fra canzone e spirito religioso occorreva aprire le porte ad autori magari agnostici per loro stessa definizione, ma capaci di decifrare il loro tempo con canzoni non commissionate, ma dai profondi valori umani e capaci di parlare al cuore di tutti, anche dei lontani, come erano definiti allora i non credenti in ambito cristiano. La differenza fra la sacra della canzone nuova e Dimmi cosa canti suggerisce un'osservazione che la canzonetta sanremese in pratica vuole farsi ascoltare, mentre la canzone d'autore sa farsi ascoltare. Grazie. Grazie Gioacchino, grazie per la chiarezza, le tue tempistiche perfette. E diamo adesso la parola al professor Fasce che ci parla della tournée italiana dei Beatles e di tutto ciò che questa comportò, o insomma tutto, forse no, ma so di tante cose che questa comportò. Il titolo del suo intervento è Mandare al diavolo Ringo Starr, musica, genere e generazioni nel tour italiano dei Beatles. Prego Nando, a te la parola. Devi accendere il microfono. Grazie mille, comincio con una citazione, ma è breve. Era un taglio fatto 90 su 100 da un parrucchiere da donna di New York, perché non era un taglio maschile. La frangetta lì l'hanno troncata, erano un po' così, forbiciate, non era un taglio ben fatto. Erano solo capelli lunghi poi troncati, perché non venissero negli occhi. Fine citazione. I capelli sono quelli dei Beatles e lo sguardo che li squadra criticamente da vicino è quello di uno che se ne intende. Si chiama A.F. All'epoca aveva 34 anni. Quando l'ho intervistato nel 2015 ne aveva 84 e lavorava ancora, come mezzo secolo prima, nel suo negozio di acconciature maschili alla periferia industriale di Genova. Il 26 giugno 1965 AF era nel backstage del Palasport del capoluogo ligure, faccia a faccia con Paul e compagni. C'era finito perché nel tempo libero gestiva serate per le sale da ballo cittadine per conto di un'agenzia torinese e quindi aveva accesso ai backstage delle più diverse manifestazioni musicali. Ora cominciare da lui questa breve ricostruzione del tour italiano dei Beatles, che è incentrata sulla tappa genovese, non pare improprio per due ragioni. La prima è che Zazzeruti era una delle parole chiave delle cronache su di loro. La capigliatura era un argomento principe della stigmatizzazione cui li sottoponevano i media, che non perdevano occasione di sottolineare l'androgenia. La seconda ragione è che la vicenda di AF adombra l'articolata filiera, tutta da studiare, di attori e figure professionali variegate, sottese a un'industria in fase di concitata espansione, qual era la musica dal vivo nell'Italia dell'epoca. Il contesto culturale e organizzativo del tour è al centro del mio intervento, che si compone di tre elementi. Il primo, rapidissimo, proprio una sola frase,
riguardo l'approccio adottato, il secondo l'esame del tour, il terzo le dinamiche generazionali e di genere di questa storia. L'approccio adottato è quello richiamato da Paolo e da tutti gli altri del nostro panel, che potremmo riassumere dalla formula di Christopher Snow del musicking, cioè della musica come pratica sociale, di lavoro, di consumo e di costruzione di identità. Un taglio che qui per la prima volta ho provato ad applicare a questa vicenda, che è stata oggetto di ampie carrellate di materiali giornalistici e di interviste a testimoni del mondo musicale e dell'informazione a opera di pubblicisti e di collezionisti. Questo piccolo tour coglie i Beatles in una fase di transizione. Sono sospesi tra la Beatlemania, la frenesia collettiva giovanile che li ha portati alle stelle e che si manifesta con particolare forza durante i concerti, e il fatto che la crescita esponenziale dei volumi, dalle sale da ballo agli stadi nei quali ormai si esibiscono, senza un adeguamento della tecnologia di amplificazione, trasforma spesso i concerti in bolge. Bolge nelle quali quattro, fra l'entusiasmo irrefrenabile degli spettatori e sputo delle spettatrici, faticano a sentirsi fra di loro e a farsi sentire per i 35-40 minuti della frettolosa esibizione standard, ripetuta al pomeriggio e alla sera, con effetti di frustrazione che collidono con le crescenti aspirazioni artistiche del gruppo. Ora, i concerti restano però decisivi per fare cassetta e per trainare le penetrazioni sui mercati discografici. Ecco perché, spiega John Lennon, un intervistatore italiano, si sono imbarcati in questo breve tour, organizzato dal loro manager Brian Epstein, in tre aree dell'Europa mediterranea, la Francia, l'Italia, la Spagna, nelle quali la Beatlemania non ha ancora attecchito. Nel caso italiano, le ragioni del mancato successo risiedono nel fatto che i microsolchi della band sono arrivati sul nostro mercato in un anno, il 64, la famosa congiuntura, che se in cifre assolute ha segnato il record dei 30 milioni di dischi venduti, rappresenta però una contrazione nel ritmo di crescita rispetto agli anni precedenti, tale da spingere gli addetti ai lavori a parlare di crisi. E soprattutto risiedono nei residui autarchici, nella fragilità strutturale del settore e nell'endemico problema della lingua. E non a caso a portarli in Italia è una figura ardimentosa, eccentrica e cosmopolita dell'impresariato artistico musicale dell'epoca, il quarantenne ebreo galiziano di nascita e milanese d'adozione, Leo Wachter, che si è costruito la fama di impresario aperto a ogni esperimento, dal coro dell'Armata Rossa ai nomi migliori del jazz e dello swing statunitense. Come già accaduto in occasione della prima tournée americana, anche lui, come l'impresario newyorkese Sidney Burstein, parla con Epstein in Yiddish. Questa è in effetti la prima esibizione di un gruppo che canta e suona le proprie canzoni, un modello musicale che con fatica sta affacciandosi in Italia, in una lingua straniera, e su palcoscenici che riassumono sempre per la prima volta tutte e tre le novità emerse nella musica dal vivo della penisola nell'arco degli ultimi tre anni, sfidando quella triade balera, dancing, night che aveva dominato gli anni 50. Le tre novità sono anzitutto la più recente, il Piper, febbraio 1965, il primo club musicale, capienza 1500 persone, indirizzato programmaticamente ai giovani. E poi i raduni musicali organizzati dal periodico giovanile Ciao Amici, con presenze che arrivano anche ai 20.000 del Palasport di Genova dell'ottobre 64, anno in cui si inaugurano questo tipo di raduni. E infine il Cantagiro, una specie di giro d'Italia musicale che dal 62, anche se non è esplicitamente indirizzato a tutte le età, sembra comunque esaltare lo spirito inquieto e la voglia di farsi sentire giovanili, vista la grossa partecipazione di ragazzi a questa manifestazione. Ora, il tour dei Beatles riassume in sé tutte e tre queste forme di spettacolo, in particolare il target giovanile e le dimensioni inaudite, con la differenza che per la prima volta porta questo target e queste dimensioni a misurarsi con un solo artista collettivo e di lingua straniera, anche se, come costume delle tournée internazionali, preceduto da una serie di numeri tutti italiani per riscaldare l'ambiente prima della trazione principale, Peppino Di Capri, Fausto Leali e altri. Dell'eccezionalità dell'evento bisogna tener conto anche quando se ne esamina l'andamento, a cominciare dai risultati a botteghino. Ricordiamo che la tournée comprende tre tappe, Milano, Genova, Roma, con 8 concerti. Secondo le fonti giornalistiche più attendibili sono stati strappati 45.000 biglietti, 60% della capienza milanese, metà di quella romana, 35% di quella genovese. Integrate dalle immagini e dei resoconti regionali italiani dell'epoca, che denunciano vuoti profondi nei concerti pomeridiani, specie genovesi e romani, le cifre paiono giustificare la conclusione di chi oggi
definisce il tour, se non proprio un insuccesso, comunque un successo non strepitoso. Ma occorre ribadirlo, tutto va parametrato sull'assoluta novità dell'evento, sulla sua infelice collocazione del calendario, alle soglie della stagione estiva, sul panico morale diffuso dai giornali, sotto l'effetto dei disordini che qualche giorno prima dell'arrivo in Italia hanno punteggiato la tappa parigina del tour, e ancora sui biglietti, che non sono esattamente popolari, si va dalle 4.000 alle 1.000 lire, che scendono a 750 per i lettori Ciao Amici. 750 sono più o meno il costo di un disco a 45 giri, ma bisogna ricordare che per il momento solo un ragazzo su 5 è in grado di farlo girare su un giradischi di sua proprietà. Per i giornali e i periodici mainstream tutto questo basta a giustificare una dura stigmatizzazione del fenomeno, che ricorda quello che già ha richiamato Alessandro nel suo intervento, mediante un classico dispositivo di contenimento e neutralizzazione, che culmina nel respiro di sollievo che l'anonimo cronista del Corriere della Sera tira allo spegnersi delle luci dopo l'ultimo concerto romano, compiacendosi del fatto che si può finalmente, e cito, accantonare l'argomento, ritrovare la pace, ma andare al diavolo Ringo Starr. L'invasione è fallita, si dice, con l'eccezione dell'isteria di alcune ragazzine brufolose, il cui basso quoziente di intelligenza le rende facile preda di impeti primordiali istigati dai Fab Four. Ecco così il terzo punto dell'intervento: le dinamiche generazionali e di genere. Il tour ribadisce la forza la sensazione di separatezza generazionale segnata dagli anni 50, come ha mostrato Alessandro. Una separatezza che assume qui con particolare evidenza contorni di genere. E tuttavia, guardando degli interstizi di questi resoconti, vi si possono scoprire, con l'aiuto di una manciata di testimonianze orali sulla tappa genovese, gli elementi per un'etnografia alternativa del tour, visto dalle platee e dagli spalti. Il primo dato è la novità costituita da queste teenager che vediamo in foto nell'atto di urlare, aggrappate alle reti di recinzione delle gradinate del Vigorelli o appollaiate sulle gradinate del Palazzo Genovese. La sottolinea con forza il Corriere della Sera, evidenziando la differenza rispetto ai fan prevalentemente maschi e un po' più grandi di un concerto di Frankie Lane al Palaghiaccio di 8 anni prima. Secondo elemento è il fatto che le frange estreme, quelle che trangugiano le foto dei loro beniamini, sono parte integrante di un tutto più ampio. Le cronache parlano di si grida, si balla e si grida, un po' dappertutto, si grida, si balla, follia collettiva. Terzo elemento, l'ampia gamma di piccoli e grandi esercizi di autonomia, iniziativa e presa di parola esistenziale che precedono, accompagnano e seguono il tour. Nel vivo di un'esperienza di consumo, i Beatles diventano un'occasione per condividere sensazioni, costruire fantasie e aspirazioni, scoprire il mondo, andare in una grande città, varcare la soglia di spazi come i Vigorelli o il Palasport Novese, pensati in origine per altre funzioni, eminentemente maschili, riempirli delle proprie grida. E a proposito delle grida, credo che anche alla luce della più recente contributi come quelli contenuti nel fascicolo monografico di Genesi sulla voce, ecco, credo che queste grida, la voce femminile, meritino una attenzione un po' più articolata di quella che fu dedicata loro all'epoca, perché a ben vedere le urla sembrano una risposta tutt'altro che incongrua alla tempesta perfetta con la quale ragazze, soprattutto ragazzi, ragazze, devono confrontarsi. Nelle urle cheggia un'affermazione di sé che diventa automaticamente sfida al mondo adulto e per vie più sottili e complesse alla maschilità. Sfida rumorosa e incosciente, fra lo stupore dei giornali, alla maschilità armata di manganello dei poliziotti che corrono per le gradinate a sedare le più intemperanti. Sfida divertita e ammiccante alla maschilità ancora incerta e confusa dei coetanei. E come reagiscono i coetanei? Reagiscono con l'adesione stupita ed entusiastica di chi scopre compiaciuto, come la ragazzina tutta vermellino con cui è andata al concerto, alla prega del Fab Four, cava dalla borsetta uno striscione e si trasforma in una passionaria, o ancora alla partecipazione non proprio disinteressata di chi, forte dei suoi 18 anni, approfitta del parapiglia per azzardare un approccio con un'amica della sorella minorenne che l'ha accompagnato, sino all'irritazione di chi, futuro musicista, ricorda di essersene andato anzitempo, infastidito dal frastuono che impediva di sentire una sola nota, cosa che abbiamo trovato anche nei casi anglosassoni. I futuri musicisti in genere si comportano così, la musica è una cosa maschile. Chi invece rimase, oggi ci consegna il ricordo della sensazione, cito, la sensazione molto bella di far parte di una grossa comunità, un primo evento per i giovani in cui si cominciò a essere teenager. Va da sé che molto resta da fare per verificare se questo piccolo, non eclatante tour del 65 nasconda per avventura uno snodo non del tutto secondario di quella dialettica di subgenerazioni a confronto che gli storici vanno scoprendo nel cuore del lungo 68. Grazie. Grazie Nando, grazie davvero. Ho sentito parlare, qualcuno ha detto qualcosa? No, forse era solo un rumore.
No, dicevo, grazie infinite, Nando, per il tuo intervento, peraltro perfetto, anzi addirittura leggermente tirato nei tempi, ti ringraziamo ancora di più. E abbiamo un ultimo intervento, che è quello della professoressa Costantini, che si spinge leggermente più avanti, diciamo, arriva addirittura a scavallare la fine del decennio 60 e si addentra leggermente al principio dei 70 in una chiave un po' diversa. Leggo il titolo della sua relazione: Evasione, contestazione, contaminazione, la musica popolare occidentale e il sud-est europeo tra destalinizzazione e repressione. Emanuela, prego, a te la parola. Grazie, grazie anche per l'invito a prendere parte a questo panel. Inizio subito sottolineando che una relazione sul sud-est europeo in un panel dedicato all'Italia va letta ovviamente in chiave comparativa. E allora la prima cosa che vorrei chiarire è in che senso può essere rilevante la comparazione. Per comprenderlo vorrei partire dai limiti temporali e geografici dell'indagine. Gli estremi temporali di tutto il panel coincidono con due date chiave per la storia del blocco orientale. È facile ricostruire quali, perché il 1955 anticipa di un anno il 56, la data della destalinizzazione, e la anticipa anche perché ci sono eventi che vanno in quella direzione. Ne cito soltanto uno, la visita di Khrushchev, scusate, a Belgrado. Il 1968 è la data invece della repressione, dell'esperienza della primavera di Praga. Questi 12-13 anni quindi coincidono con una fase effettivamente di apertura e di disgelo culturale che interessano tanto la cultura alta quanto anche la cultura popolare. E da questo punto di vista andare a vedere cosa accade nel sud-est europeo può avere un qualche interesse. Il sud-est europeo, appunto, e quindi passiamo all'ambito territoriale. Perché il sud-est europeo? Intanto il sud-est europeo è un caso di studio rilevante perché in quell'area in particolare, più che altrove, la musica, tra le forme, tra i generi musicali che circolano in questa fase di apertura e che vengono da ovest, pop, rock, musica leggera, la musica leggera italiana ha un ruolo particolarmente rilevante, circola più che altrove e in alcuni paesi più che in altri, in Albania, in Jugoslavia, in Romania più che in altri. Il sud-est europeo è un caso di studio interessante anche perché, come accennava Paolo poco fa, ha in realtà una specificità. La fase di apertura culturale dura un po' più a lungo che nel resto del blocco orientale, dura per almeno un altro triennio, si trascina fino all'inizio degli anni 70. Perché? Perché in quest'area tre dei quattro paesi socialisti che ne fanno parte, lasciamo fuori la Bulgaria che è storicamente la più ortodossa all'Unione Sovietica per tutta la durata della Guerra Fredda, ma per ragioni diversissime tra loro, Albania, Romania e Jugoslavia sono in quel momento in una posizione tra virgolette eretica rispetto all'Unione Sovietica. La Jugoslavia lo è dal 48 e comunque negli anni 60 vive una fase di dibattito culturale, di fioritura culturale che accompagna le proteste in Kosovo, il dibattito, la discussione sul pluralismo culturale e linguistico che parte dalla Croazia, e quindi quella è una fase di estremo dinamismo artistico, culturale, di una notevole crescita anche dal punto di vista cinematografico e musicale. L'Albania nel 61 è uscita dal patto di Varsavia e si è avvicinata alla Cina, ma alla fine degli anni 60, nel momento in cui Pechino stesso apre dei canali di dialogo con gli Stati Uniti e con l'Occidente, anche in Albania si cominciano a cercare forme di collaborazione con paesi occidentali e in particolare con l'Italia. La Romania nel 68 non ha preso parte, unica tra i paesi del patto di Varsavia, alla repressione dell'esperienza cecoslovacca, e questo è un segnale della volontà del regime di Ceausescu di dialogare a sua volta con l'Occidente, un dialogo che darà i suoi frutti soprattutto in ambito commerciale ed economico, ma che ha
poi delle conseguenze anche in quello culturale. Allora, a questo punto, una volta chiariti gli estremi temporali e l'ambito territoriale, vorrei provare a chiarire meglio qual è l'approccio del mio intervento. Riprendendo le analisi di storia politica e di storia culturale già esistenti, che soprattutto per quanto riguarda la storiografia anglosassone si sono concentrati su una prospettiva, hanno adottato una prospettiva più dall'alto, cioè hanno adottato un approccio più teso a sottolineare le potenzialità di soft power di questa circolazione culturale e quindi l'efficacia o meno di questa circolazione, gli effetti politici, vorrei provare a rovesciare la prospettiva e partire quindi invece da una prospettiva dal basso, vedere cioè l'influenza sulle società di questi paesi, nei limiti di chiaramente del possibile, che ha avuto la circolazione di prodotti di cultura leggeri, quindi in particolare quelli musicali. E questo spiega i primi due sostantivi che aprono il mio titolo, perché vorrei riflettere su come si intrecciano i due elementi dell'evasione e della contestazione nelle società di questi paesi. Il terzo termine, quello della contaminazione, è più legato agli studi che su questo argomento hanno prodotto i musicologi e gli antropologi, che hanno lavorato abbastanza sull'evoluzione della cultura popolare nel periodo della Guerra Fredda, ma in particolare negli anni 50 e 60, e che hanno studiato come hanno interagito le influenze della cultura occidentale e i prodotti che provenivano dal mondo occidentale con locali, con le culture locali, e qui appunto emerge l'elemento della contaminazione. Anticipo un po' la conclusione: quello che mi interesserebbe fare emergere è mostrare che questi due mondi in fondo possono essere visti anche da una prospettiva un po' diversa da quella che caratterizza gli studi sulla Guerra Fredda. Cioè, quello che vorrei rilevare sono più le assonanze che non gli elementi di contrasto e di contrapposizione. Per cercare di farlo, provo ad ampliare lo sguardo e, una volta molto sinteticamente chiarito qual è il contesto politico, vorrei delineare brevemente anche qual è il contesto sociale e culturale di queste realtà in questa fase, e questa riflessione fa già emergere alcuni elementi che ci mostrano le contiguità rispetto alle realtà di cui abbiamo con cui abbiamo più familiarità, e in particolare quella italiana, perché anche queste società, le società di questi paesi, stanno cambiando negli anni 50 e soprattutto negli anni 60. Questi sono paesi che dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno subito un processo di industrializzazione forzata rapido e capillare, e questo ha stravolto un tessuto sociale che fino alla Seconda Guerra Mondiale era caratterizzato da realtà estremamente arretrate, rurali e molto anche dal punto di vista economico appunto arretrate. Che cosa comporta l'industrializzazione forzata? Comporta processi di urbanizzazione, quindi cambiamento della distribuzione demografica della popolazione, comporta il mutamento della struttura sociale, perché compaiono delle classi sociali che prima non esistevano. Compare la classe operaia, non esisteva di fatto, era ridotta a pochissime centinaia, migliaia di unità, la classe operaia prima della Seconda Guerra Mondiale in tutti questi paesi. E questo si accompagna a un fenomeno di incremento demografico che è il risultato di un processo di esplosione delle nascite, il baby boom, che si ha anche in questi paesi. Analogamente all'Italia, ma anche ad altri paesi del mondo occidentale, anche in questi paesi, se ci spostiamo in ambito culturale e dei mezzi di comunicazione di massa, negli anni 50 arriva la televisione, e anche questo è molto importante. Certo, il mezzo televisivo negli anni 50 è ancora molto poco diffuso, diventerà un fenomeno di massa solo alla fine del decennio successivo, però comunque
ci dà un segnale del fatto che il panorama culturale sta cambiando. È in questo contesto che arrivano il pop, il rock e la musica leggera italiana. E allora, per procedere in modo molto schematico, vorrei pormi tre questioni. Come arrivano questi prodotti musicali da Occidente? In quali ambienti arrivano di più, ovviamente, e quali categorie sociali influenzano. Allora, come arrivano? Arrivano ovviamente attraverso i mezzi di comunicazione di massa, arrivano attraverso le TV, arrivano attraverso la radio, però bisogna dire che, nonostante l'impatto dirompente del mezzo televisivo, la radio è ancora lo strumento principale, perché la radio consente una portabilità diversa della musica e questo fa sì che sia possibile ascoltarla anche in luoghi che non sono fissi, in cui si può organizzare qualcosa in modo molto più rapido e questo chiaramente ha un suo ruolo. In quali ambienti arrivano? Arrivano principalmente nell'ambiente urbano. Questo non significa che la cultura popolare rurale resti statica, perché invece no, c'è un mutamento anche e c'è un'apertura anche a influenze esterne nella cultura rurale. E però nell'ambiente urbano i prodotti musicali occidentali del pop, del rock e della musica leggera arrivano in modo più capillare, anche perché, e qui arriva il terzo punto, qui è concentrata la categoria che è più ricettiva nei confronti di questi prodotti, cioè la generazione giovanile, la nuova generazione, le giovani generazioni. Giovani generazioni che sono alfabetizzate, che sono nate nella maggior parte dei casi nel dopoguerra e che sono quindi più aperte a influenze culturali che vengano dall'esterno. E allora arriviamo un po', ci avviamo un po', mi avvio alla conclusione e quindi mi pongo, ritorno alla domanda che ho posto all'inizio, quali sono gli effetti? Allora, le memorie, se andiamo a consultare le memorie, che sono un po' la fonte principale di circolazione con cui diciamo possiamo accedere alla ricostruzione di quel periodo storico, ci dicono che indubbiamente entrambi gli aspetti dell'evasione e della contestazione sono presenti. Le memorie insistono sulla differenziazione tra l'altro dei generi musicali, perché ci dicono che il pop e la musica leggera hanno più un significato di evasione, mentre il rock, proprio perché è un genere più impegnato, ha un potenziale di contestazione più forte. Ma io vorrei mettere un po' in discussione questo aspetto, perché a mio parere l'evasione ha un potenziale di contestazione, forse lo è ancora, forse la forma più pura di contestazione, perché in fondo è diciamo vivere il divertimento, no? L'intrattenimento, liberandolo dall'influenza e dall'impronta dell'ideologia politica, significa uscire dalla logica di regimi in cui anche la cultura doveva essere politicamente condizionata. I musicologi e gli antropologi ci dicono che la contaminazione effettivamente c'è. Il rock romeno degli anni 60 è molto sperimentale e è molto influenzato da ciò che arriva da Ovest. Ci sono gruppi come i Phoenix che producono anche dei risultati molto interessanti e che vanno oltre tra l'altro i confini della Bulgaria. La musica leggera albanese è indubbiamente molto molto influenzata da quella italiana, dalla visione del Festival di Sanremo, dall'ascolto del Festival di Sanremo e in parte anche dalla visione. E allora arrivo veramente alla conclusione, alla considerazione finale. Qualche elemento di assonanza tra ciò che accade nel blocco orientale e nel sud-est europeo e ciò che sta accadendo oltre Cortina, nel blocco occidentale, la possiamo rilevare. Abbiamo
la generazione del baby boom che è la protagonista di questa trasformazione della cultura popolare. È una generazione che vive in un contesto meno ideologizzato e che da questo punto di vista forse fa prevalere l'elemento dell'evasione rispetto a quello della contestazione, perché c'è un fondo di indifferenza ideologica tra i ventenni che non hanno vissuto la guerra, che denota una frattura tra padri e figli che emerge in questo contesto e che forse ci fa capire o ci dà un'interpretazione, una chiave di lettura del fatto che il 1968 in fondo è un anno in cui scoppiano tante primavere in mondi diversi, in contesti diversi, con motivazioni profondamente diverse, ma che hanno un elemento in comune, hanno gli stessi protagonisti, e quindi da questo punto di vista forse l'analisi di ciò che accade nel sud-est europeo può avere un elemento di interesse. Grazie. Grazie, grazie a te Emanuela. Non so se ti ho mai raccontato questo episodio, approfitto per raccontarlo a tutti, che mi è capitato a sostegno di quello che tu hai appena detto. Ho fatto un Erasmus in Romania qualche anno fa e presi un taxi guidato da un omone nerboruto e con un'aria piuttosto truce, che nel momento in cui la radio mandò in onda l'italiano scoppiò in lacrime, stava guidando, scoppiò in lacrime, per cui diciamo conferma largamente quello che ci hai detto. Grazie a tutti i relatori e diamo adesso la parola alla professoressa Sorba che ci fa da discussant. Carlotta, grazie di aver accettato, a te la parola. Grazie a voi, è stato davvero un grande piacere, è un grande piacere fare da discussant a questo panel per molte ragioni che voglio dire subito. In primo luogo il tema è davvero di estremo interesse e le ricerche le abbiamo sentite, insomma, almeno in sintesi. Sono molto belle, ricche anche dal punto di vista documentario, perché ci sono appunto le fonti di vario tipo, anche archivi privati, fonti orali, i borderò dei concerti, le memorie di cui parlato ora Emanuela. Quindi, insomma, ho imparato un sacco di cose e mi sono divertita leggendo i vostri paper, e quindi, appunto, ripeto, è un grande piacere. L'insieme anche, questo ci tengo a sottolinearlo, mi pare ben costruito, soprattutto perché, e poi non sapevo, come dire, fosse anche legato ad un progetto e ad un libro in uscita, ma dicevo, è ben costruito perché si concentra anche su un periodo ben definito e che mi pare molto significativo, e di questo periodo appunto considera poi prospettive, questioni, attori sociali diversi, e questo appunto accentua, come dire, l'interesse. Ecco, allo stesso tempo devo dire che mi dispiace, come dire, che le mie competenze, come sapete, si concentrano su tutt'altra musica e su tutt'altro periodo e su tutt'altro, diciamo, diverso consumo musicale. Anche se mi interessa, insomma, diciamo, generalmente, genericamente, ampiamente il rapporto tra storia e fenomeni musicali, consumo musicale e cosa su cui ritorno, insomma, anche nei corsi. In questi giorni ho chiuso una tesi magistrale, tra l'altro piuttosto ben fatta, sulle cantautrici in Italia negli anni 70, che è un bel tema, e mi piacerebbe magari poi farvi leggere, voi che ne sapete ben di più, qualcosa su questo, per vedere se si può farne qualcosa. Allora, quindi mi scuso, diciamo, per le competenze limitate, molto limitate sul caso di studio specifico, e cioè, diciamo, musica leggera, consumo di musica leggera italiana o in Italia nel periodo appunto tra anni 50 e 60, il periodo che precede il 68. Quindi mi limito a qualche considerazione metodologica, e devo confessarvi che speravo ci fosse la possibilità di cosa che forse non ci sarà, insomma, di un secondo tour, e quindi avevo pensato a qualche domanda, a qualche sollecitazione ad ognuno di voi, che è frutto delle mie curiosità nel leggere le vostre cose, prendetele come tali, come dire.
Allora, prima considerazione su cui mi pare saremo assolutamente tutti d'accordo. Dobbiamo davvero oggi ancora chiederci se il tema in questione, quindi il mondo della musica e in particolare la musica leggera, sia importante, utile, affrontabile dagli storici per comprendere una società? Spero di no, cioè spero che non sia più necessario dirlo, nel senso che, come dire, dovrebbe essere ormai più che evidente che il mondo del leisure, il mondo dell'intrattenimento, dell'evasione di cui ci parlava Emanuela ora, del consumo musicale è una chiave di accesso ricchissima per comprendere una società. Lo è per il primo Ottocento di cui mi sono occupata, figuriamoci per il periodo di cui vi occupate voi. E dunque che l'altro appunto elemento chiave è che prendere sul serio, prendre au sérieux, come dicono appunto i francesi, questi temi è ormai del tutto imprescindibile. E per quanto mi riguarda appunto insisterò alla fine proprio su questo, sul prenderli sul serio. Ecco. Magari anche più di quanto è stato fatto finora e come invece vedo sicuramente in questo panel. Allora, naturalmente su come farlo, cioè come affrontare i fenomeni musicali, i consumi musicali, le posizioni possono essere varie, diverse e in questo caso nel panel ne vediamo diverse, come dire, in azione. All'ingrosso mi pare che si può adottare sia una prospettiva, diciamo, dall'esterno, quindi le condizioni materiali di produzione e di diffusione, gli attori sociali vari che sono coinvolti, compreso il pubblico, i luoghi di cui parlava, insomma, il fenomeno dei raduni musicali e l'inizio del fenomeno dei concerti di cui parlava Nando mi pare interessantissimo, ma anche il Piper, così luoghi in senso lato, i periodici, le radio. Quindi questa è una prima, diciamo, una prima modalità. Una seconda è più, come dire, dall'interno, quindi attraverso i testi e la musica, per comprendere il costruirsi di un immaginario, che è una parola importante che ha citato Paolo Caruso e Carusi, su cui gli ottocentisti forse hanno lavorato anche di più, come dire, e che è estremamente difficile, ma anche una scommessa veramente di grandissimo interesse, proprio per studiare, come dire, le genealogie complesse, le stratificazioni, no? Che portano alla costruzione di un immaginario. Ecco, ovviamente è possibile anche incrociare queste due prospettive e lo abbiamo visto nel panel, cioè incrociare i due piani, il piano delle pratiche, lo citava Nando, ma veniva fuori anche in altre relazioni, e delle esperienze del pubblico, ma non solo, è molto utile in questo senso. Allora, nel panel prevale in un certo senso la prospettiva esterna, quindi il sistema produttivo e diffusivo, gli attori, la ricezione. Ovviamente è una prospettiva che, lo dico anche per me stessa, mette gli storici più a proprio agio in qualche modo rispetto a quella interna ai testi. Ma Carusi giustamente nella sua introduzione citava anche la possibilità appunto di ricostruire attraverso questa stessa produzione dei processi di elaborazione simbolica molto importanti appunto degli immaginari. Che è appunto un elemento di grande interesse. Altro elemento di grande interesse che viene fuori nel panel e poi ci ritorno rispetto alla relazione di La Notte è tutto il tema della costruzione del campo musica leggera e dei generi, no? al loro interno, e questo appunto anche questo veramente molto interessante. Una seconda considerazione, dopo questa diciamo più metodologica, la vorrei fare sulla significatività e la compattezza del periodo preso in esame. Cioè a me pare che dall'insieme dei contributi emerga bene proprio la peculiarità in qualche modo di un periodo di transizione di grande interesse, che peraltro conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto importante sia la cesura del 68. E quindi un periodo in cui, diciamo, il ruolo chiave e il ruolo peculiare, perché questa è la cosa anche interessante, la peculiarità della musica, no? Del consumo culturale musicale, che è diverso da altri consumi culturali. E dicevo appunto il ruolo della musica che condensa
molti altri elementi, come abbiamo visto. Allora, in tutti i contributi rispetto al periodo, mi sembra emergano molto bene gli elementi di tensione che appaiono propri del periodo. E cioè, da un lato, il peso del provincialismo, del perbenismo dell'Italia degli anni 50, i riferimenti forti nelle canzonette ad un'Italia provinciale che guarda al passato, ma insieme tutte le aperture verso un nuovo che è davvero molto vicino. I Beatles, insomma, in qualche modo ovviamente lo rappresentano, ma come dire, ancora poco compresi, e questo nuovo appunto di cui ancora poco sembra essere capito, no? In qualche modo all'interno del panorama italiano. Allora, ci sono da un lato tutti gli sforzi di censura, di contenimento, di neutralizzazione anche di un nuovo del quale si fa fatica a trovare definizioni e spiegazioni, vedi Teddy Boys, e comunque questo emerge appunto un po' in tutte le relazioni, che queste censure, questi contenimenti poi sono difficili, sono quasi impossibili, perché queste novità in qualche modo sembrano scappare da tutte le parti, anche nel caso, persino nel caso dei paesi dell'est, dove il controllo ha ovviamente degli strumenti di coercizione molto più forti. Allora, l'aspetto generazionale ovviamente è estremamente, è un aspetto chiave, anche questo in lenta e progressiva costruzione, anche attraverso, e questo è l'altra cosa che vorrei sottolineare, del panel, appunto, una connessione stretta tra fenomeni musicali e fenomeni legati alla costruzione di nuove identità. Quindi gli zazzeruti, i capelli sono centrali, ma anche l'abbigliamento, ma anche i gesti, le pratiche, le grida delle ragazzine di cui parlava Nando. Allora, se arriviamo molto rapidamente alle varie relazioni, volevo solo, appunto nei 5 minuti che mi restano, due parole su queste. Allora, Costantini, lo faccio al contrario, diciamo, musica e dissenso, questo è un tema, musica e contestazione è un tema molto bello, affrontato appunto in questo modo anche sottile, diciamo, e convincente, in cui mi pare sia stato qui fatto. Sono abbastanza, cioè è molto interessante questo fatto della musica italiana che circola in qualche modo più facilmente rispetto ad altre musiche. Mi chiedevo appunto, e ad altri generi, mi chiedevo se il rock and roll per esempio non circola proprio o meno. Questo, il cinema ci ha dato delle sollecitazioni interessanti in quest'ultima fase. Su per Nando, insomma, ma ora forse non riesco a finire del tutto, ma insomma, questo mi sembrava molto interessante, la prospettiva di genere finale e quanto nella costruzione degli immaginari pesino non soltanto i testi, no, di cui parlava Carusi, il modello Cinquetti o altri modelli, ma appunto le pratiche delle nuove generazioni. E la mia curiosità era quando in Italia la novità e la significatività del fenomeno Beatles viene percepita in modo più ampio di quanto appunto non sia fatto nel 65. Interessantissimo il discorso sulla canzone nova evangelica di La Notte, è un'esperienza, un tentativo in qualche modo fallito, e mi sembra convincente la spiegazione, cioè da un lato c'è una canzone mainstream sanremese che è già intrisa in qualche modo di buoni sentimenti, dall'altro c'è un mondo cattolico più consapevole del nuovo che ascolta De Andrea Guccini, e insomma c'è da chiedersi poi quali traiettorie poi prende questo mondo dopo che Radio Vaticana decide di chiudere la trasmissione.
Allora, non riesco, insomma, i Teddy Boys l'abbiamo sentito, mi chiedevo le declinazioni musicali, insomma, declinazioni italiane, quali realmente fossero, ma insomma non ho il tempo di soffermarmi perché vorrei invece, mi scuso con Volpi, volevo invece chiudere tornando alle considerazioni iniziali che facevo, e cioè... ricerche come queste ci dicono, mi pare, delle grandi potenzialità di studi come questi per capire qualcosa di più della società italiana del periodo e la specificità forte dei consumi culturali. Non si tratta quindi di capire se farlo, bisogna farlo, ma di come farlo. E Paolo Carusi, in una noterella del suo paper, mi rimprovera peraltro molto lievemente per una considerazione che ho fatto in un forum di contemporanea di alcuni anni fa, in cui sostenevo che in rapporto agli studi sulla musica classica, sull'opera, che conosco molto meglio, prima di tutto lo devo dire, gli storici hanno affrontato meno, così dicevo, no? La musica leggera, già di per sé di difficile definizione, mi cito, sia in termini di ricostruzione dei sistemi produttivi e ricettivi che nell'analisi delle rappresentazioni dei significati. Quindi, diciamo, l'interno e l'esterno di cui parlavo all'inizio, no? Le due prospettive. Allora, vorrei concludere dicendo che Carusi ha ragione nel dire che gli studi ci sono stati e ci sono, e lo vediamo bene, anche se gli spazi di indagine, mi permetto di ribadirlo, e credo che lui sarà d'accordo, sono ancora ampissimi. Quello che intendevo allora come adesso è che, diversamente dagli studi storico-musicologici sulla musica colta, diciamo, che maneggio meglio, gli opera studies in particolare, la mia impressione, che ovviamente posso sbagliare, è che talvolta si tenda su questi temi di per sé apparentemente leggeri a non prenderli abbastanza sul serio e dunque a non misurarsi, ad esempio, o a misurarsi poco con prospettive metodologiche o strumenti concettuali di altre discipline, la sociologia della cultura, Bourdieu e non solo, l'antropologia, che invece sarebbero estremamente utili ad uno sforzo di interpretazione anche più profonda dei rapporti tra fenomeni musicali e società. Questo non vuol dire applicare la teoria culturale ai casi storici in esame in modo meccanico, ma significa individuare delle bussole, appunto attraverso riferimenti teorici, per superare, diciamo, gli aspetti di ricostruzione descrittiva e andare ad una prospettiva, diciamo, di interpretazione. Ecco, a me pare che il panel di oggi dimostri molto bene, e anche l'introduzione appunto di Paolo Carusi, che questa sia la direzione, diciamo, e che sia arrivato il momento di fare che sia di fatto in atto, diciamo, un salto di qualità in questa direzione, che mi sembra davvero importante. Mi fermo qua e direi che siamo al pelo delle 11. Perfetto. Grazie davvero del tuo intervento. Eravamo consapevoli, sì, che ho visto anche negli altri panel, purtroppo non c'è modo tecnicamente di rispondere, è un peccato. È un peccato. Noi, quello che posso dire a chi ci ascolta, ma anche molti altri con i quali siamo in contatto, ci siamo impegnati a restare attivi su questi temi e a restare in contatto tra di noi, che secondo me è la cosa più importante, nel senso che è importante fare rete tra di noi, è importante fare rete con tutti coloro che praticano i popular music studies da tanti punti di vista, quindi a cominciare dai musicologi. Nel volume che sta uscendo sono contributi di Franco Fabbri, di Fiamma Mozzetta, di Jacopo Tomatis, dell'amico Paolo Prato, che credo che sia collegato e ci stia sentendo, quindi con i musicologi soprattutto, ma ovviamente con tutte quelle categorie. Io sono stato molto rapido per questioni di tempi, avrei voluto dedicare un pochino di spazio in più a questo, ma insomma fare dunque rete tra di noi all'interno, quindi, degli storici, all'interno della Sisco, ma con una finestra sempre aperta a quello che fanno gli altri, è fondamentale. Mi pare che da tutte le relazioni e dall'intervento finale di Carlotta emerga chiaramente questo, non possiamo ragionare da soli. E quindi, ecco, non è un appello, ecco, noi cinque restiamo sull'argomento, restiamo in contatto
E insomma, all'interno della Cisco speriamo di essere un po' un punto di riferimento su questo tipo di studi, insomma, di punto di riferimento, punto di promozione, gruppo di promozione di questi studi. Sembra se... molto importante, se posso dire. Grazie, molte grazie. Stavo per chiedere se qualcuno avesse qualcosa da aggiungere. Benissimo. No, io appunto... Credo ci fosse una mano alzata di Giulio Argenio. No, ero io, ma solo per dire appunto che se volevate rispondere brevemente alle sollecitazioni della professoressa Sorba, 5 minuti ci sono, anzi scusate se devo essere così rigido, però 5 minuti per una risposta, così poi io ho comunque il tempo per preparare il panel successivo, se ce ne sono. Grazie mille a tutte e a tutti, bellissimo panel. Grazie Giulio, non so se qualcuno dei relatori voglia, così c'è il tempo per una battuta più che per una risposta. Vedo i loro microfoni rossi da questo arguisco che, no, il problema è, ecco, che rispondere con una sola battuta in effetti è un po' difficile. Potremmo intonare qualcosa, ecco, forse. Esatto, e beh, ma è quello che mi aspettavo da te, Nando. No, sono stata anch'io rapidissima, avevo preparato delle domande più articolate, ma non ci riuscivo. No. Grazie infinito. No, possiamo eventualmente, ecco, pensare ad altri appuntamenti, soprattutto non è autopromozione, però ecco, se con l'uscita di questo libro lunedì prossimo ci siamo tutti impegnati, siamo 21 autori, quindi un sacco di gente, ci siamo tutti impegnati a cercare di promuoverlo, soprattutto con delle presentazioni, quindi speriamo, ecco, semmai in quell'occasione ci sia modo con più calma, con più spazio di discuterne tutti insieme. Io ringrazio tutti, e, diciamo, ovviamente la professoressa Sorba ha accettato la faccia di discussant, ringrazio i relatori che ho martellato di messaggi, telefonate e qualunque altra cosa nel corso di questi mesi, e ovviamente i tecnici che ci hanno supportato, quindi Federico, Mazzini, Giulio e tutti gli altri che hanno fatto funzionare tutta la macchina, e tutti coloro che hanno avuto la bontà di ascoltarci. E niente, chiudiamo virtualmente la porta e diciamo, facciamo fare le pulizie per il panel successivo. Grazie a tutti. Buona mattinata e buon cantieri. Grazie a tutte, grazie a tutti. Io ora... Non ti sentiamo più. Ecco, non ho capito cosa è successo, ogni tanto Zoom fa delle cose. No, dicevo, ora ci sarebbero, sì, 7 minuti di pausa fino alle 11:15, quando comincia la sessione successiva. Io intanto, se ci sono già i panelist di quella successiva, li rendo coorganizzatori. Chi vuole rimanere dentro ovviamente è il benvenuto. Saluto tutti e tutte, vi ringrazio intanto. Ecco, chi non ha bisogno del permesso di coorganizzatore lo ritiro nel frattempo. E mentre siamo in pausa e vedo che non ci sono ancora i successivi relatori, Alessandro Volpi c'è ancora?